lo so, non mi criticate perché sono vestita di verde, ragazze, incominciamo, però c'è anche pompon bianchi. Allora, buonasera ragazzi, buonasera. Sono vestita di verde perché ho fatto il make-up sul verde e quindi ho voluto fare, vediamo un po' di così, se si vede un pochino. Madonna, però si vede tutto l'asciugamano. Ok, se che lavoro, ecco, così non si vede nulla, vero? Oh, che lavoro è? Va bene, ragazze. Niente, mi sono vestita di verde perché ho fatto questo make-up sul verde, ispirata dal mio amico, vabbè, una persona che seguo, che ho molta stima di lui. Lui si trucca, è un make-up artist. Vi lascio il suo canale nell'info box, poi lo taggerò perché lui è un artista, insomma, ragazze. Quindi voglio dire, ho visto il suo trucco, mi ha ispirato e ho voluto farlo anche io, ecco. Lo sapete che io seguo molto Michael perché ho già fatto vedere un suo tutorial e niente, ho voluto riproporlo anche io stasera, ecco. Allora, ho usato diversi colori sul verde perché è un make-up sul, come si dice, sul St. Patrick Day, che poi sarebbe, mi sembra, o il 15 o il 17 di marzo, non vorrei sbagliarmi, cioè il patrono dell'Irlanda praticamente, e festeggiano tutti i vestiti di verdi, tutti i quadrifogli, insomma è molto sentito in Irlanda questo giorno di San Patrizio, ecco, diciamo così, e anche in America perché ci sono molti, molti irlandesi anche in America, insomma, ragazze. Allora, e niente, e vi lascio il tutorial, spero che vi piaccia, spero insomma di aver fatto tutto per benino, tutti i passaggi per benino che potete seguirmi anche voi. Vabbè, se poi qualcuno in Italia lo festeggia questo San Patrizio, io non lo so, io personalmente non l'ho mai festeggiato, però si beve della buona birra irlandese. E quindi dovrebbe essere una bella festa che dovrebbe prendere piede anche in Italia, cavolo. Va bene, ragazze, io niente, vi lascio al trucco e che spero di aver fatto il video più breve possibile in modo che possiate riproporlo, cioè non vi annoiate di me di vederlo, ecco, ragazze. Volevo salutare tutte le mie nuove iscritte, le mie nuove fan, così si chiamano in inglese, sia del blog che di Facebook che di YouTube. Siete favolose, non credo di meritarmi tutto ciò, mi avete commosso veramente, grazie, grazie di cuore, siete favolose. E niente, vi lascio al tutorial. Ecco qua, gioie. Allora, ho già passato la mia cremina di base, ho già passato il correttore fondotinta, ho passato un velino di cipria proprio giusto appena appena, ecco, per levare un po' di lucidità, e ora passo al blush. Allora, per quanto riguarda il blush sulle gote, prendo quello della Kiko, che lo adoro, che è questo qua della collezione Allure Imprint, boom, penso si dica così, insomma, è questo qua con le farfalline rosa, insomma, fiorellini, farfalline, e che c'è sopra, mo'. Insomma, eccolo qua, ve lo faccio vedere, ok. Molto sulle gote, eh. Allora, siccome ho visto stamattina un trucco di Michael, un ragazzo che seguo io su YouTube, che è bravissimo, è qualcosa di spettacolare veramente. Mi ha fatto venire la voglia anche a me di truccarmi di verde, anche se il verde non è il mio genere, ecco, di cose, perché a me non piace il verde, insomma, come trucco. Ok, pennellino per il blush ho usato questo qua, che non so di che marca sia, però mi trovo benissimo. Ora mi sfugge, ha una buona impugnatura e non perde peli, mi trovo proprio bene. Allora, inizio con il primer
sopra l'occhio, che uso questo della Kiko che è buonissimo, questo qua. Ora vi chiedo scusa se vedete che l'occhio è un pochino nero sotto, non è che ho messo la matita, è che stamattina io ero truccata di viola, sono arrivata a casa, io lo sapete che quando sto in casa di solito mi strucco, ecco, almeno che non devo riuscire nel pomeriggio, io arrivo a casa e mi strucco, la prima cosa che faccio è quella là, insomma, ragazze. Allora, e qui ci siamo. Adesso andiamo a scegliere un verde. Insomma, vi dicevo, voi sapete che quando io esco, cioè torno a casa mi ristrucco tutta, quindi per quello che vedete un pochino, dopo la sera poi passo tutta il latte detergente, passo tutte le cremine e via. Allora, iniziamo a lavorare su questo verdolino. Allora, vado a prendere questo pennellino di Zoeva e allora per questo trucco userò questa mega palette qui della Deborah, della Deborah, vedete, ve lo faccio vedere al rovescio perché sono un po' ristretta qua, io sono in necessere a Apparendi. passare nel centro. Prendo il mio pezzettino di carta igienica e faccio così per paura che mi caschi il prodotto. Ok, sta registrando, sì. Quindi voglio dire, è un'occasione un po' particolare, bisogna vestirsi e truccarsi di verde per forza. Ora io non lo festeggio, però ci saranno persone che lo festeggiano e quindi mi piaceva, ecco, dare un aiuto alle persone che faranno questo make-up. Ok, ora ve ne Grazie. racconto uno. Sono 2 o 3 giorni che io avevo un dolore allucinante alla schiena. Cioè, qua dove io sono stata operata all'ernia, no? L'anno scorso a gennaio, qua giù in basso. E insomma è successo che è da sabato che io ho questo dolore qua, mi prende tutta la gamba. E mi era preso un po' il panico di dire, Madonna, siccome c'ho un'altra ernia, ora io sono stata operata L3, L5, un affare di genere, non ci capisco nulla con queste cose, no? Insomma, sono stata operata l'anno scorso a gennaio e sono 2 o 3 giorni che ho questo dolore allucinante alla schiena, nuovamente, qua giù, in basso. Allora, mi sono fatta un sacco di pianti in questi giorni, ragazze, perché sono... Siccome sono stata tanto male quando sono stata operata, ho avuto, cioè sono stata proprio, mamma mia, non lo auguro a nessuno, ecco, nemmeno al mio peggior nemico, un dolore del genere. Cioè, non, assolutamente. Mentre per il ginocchio è stata una passeggiata, non ho sentito niente perché sono stata operata anche il ginocchio, sempre l'anno scorso, sono stata un anno sfortunato l'estate, ragazze. Proprio, insomma, per l'ernia mi è presa questa crisi di nervi anche in sala operatoria, non vi dico. Il professore che mi ha operata, poverino, gliel'ho detto di tutti i colori. Sì. Poi alla fine mi sono scusata, dice, no, non si preoccupi, signora, per benino, poverino. Allora, vi volevo far vedere i verdi, ho usato questo verde qua, adesso passo al sopra e... Lo vado a sfumare, ecco. Devo prendere questo verdolino qua, chiaro chiaro. Guardate, mamma mia che pasticciona. Allora, questo qui, questo verdolino qua, chiaro chiaro. E lo vado a passare a bordo occhio qua. All'interno dell'occhio. Quassù sotto l'arcata sopraccigliare. Questo pennellino piatto, questo qua, vedete? Guardate, è piatto, vedete? E prendo un colore.
Allora, siccome a volte casca un pochino di prodotto, io mi è cascata anche la carta igienica ora. Ho fatto per non piegarmi tanto perché so un po' stile robot, sapete ragazze, sono un po' messa male con questa schiena. Ah, giusto, ma poi prima vi stavo raccontando, insomma, c'ho questo dolore, sono stata operata e praticamente sono 2 o 3 giorni che avevo questo dolore forte, no? Ho chiesto al mio dottore di farmi l'attacco, di farmi fare un attacco per vedere che le è successo. Ragazze, non c'ho più dolore oggi. Insomma, un pochino mi fa male, che c'entra? Ho dovuto prendere, fino a ieri sera ho preso la morfina, insomma, è roba forte, ragazzi. Ho preso il Contramal, sì, che è a base oppiacio, insomma, c'è la morfina dentro, quindi immaginate voi. Però oggi non c'è dolore, va? E mio marito, ah, vedi, sono stati i tacchi, ma... Ok ragazzi, allora direi che a questo punto ci siamo. Adesso andiamo a passare la matitina nera dentro l'occhio. Allora prendo questa della Kiko che è Kajal, è il numero 100, questo qua. Mi sa che lo smaltino nero è verde, avete visto? Insomma, con questa schiena oggi mi è passato tutto, si vede, sei impaurita, speriamo signore, mamma mia. Ho fatto 3 giorni di morfina e poi, ma meno male, via ragazze. Ok, adesso vado a prendere l'eyeliner, questo qua in gel, pennellino piatto dai eyeliner, detto bene, eyeliner volevo dire, e questo qua è fatto, è proprio gel, buonissimo, insomma mi trovo tanto bene con questo qua, anche se quelli lì che costano pochini, quello che costano pochini, mi sembra 2,40 euro, no, 2,50 euro, guardate, l'ho pagato, è buonissimo ragazzi, mi trovo bene, ok. Che ci sono? Ci sono c'entrate. Ok, e qua ci siamo. Adesso passiamo un po' di mascara. Prendo questo qua della Kiko, questo che è, dunque, mascara nero, trattamento allungante ciglia. Allora, vabbè. Della Kiko, questo qua, e l'ho messo proprio a bordo occhio, qua giù in fondo, in modo tale da fare un pochino gli occhi più a gatta, ecco, perché... Allora ragazze, come rossettino andrei a fare, siccome gli occhi sono abbastanza pesantucci, allora io come rossettino andrei a prendere uno della Revlon, questo è il numero 535, è un color nude, insomma, non è tanto, tanto forte, insomma, e andrei a prendere un pochino di questo, ragazze. Il trucco è finito, ragazze. Ciao, alla prossima!